tutto da fuori. Prova allora a uscire e rientrare, Paolo. Anche a me è successa così. Ah, ecco. Adesso vedo. Siamo già su Facebook, sulla pagina del Vermigli, dovremmo essere. Magari chiedo a Sara di Ecco. controllare che siamo in diretta. E ancora qualche minuto e poi iniziamo il nostro incontro sul tema legato a questo libro, La donna nel Nuovo Testamento e nella Chiesa, che è un libro delle De Oniane uscito nel 2020. Paolo, ci vedi adesso? Io ti vedo, ma ti vedo piccola, ti vedo in Ah, foto. quello è solo, dipende solo da come chiedi la vista. Devi chiedere vista o oratore, in alto. Ecco, ho tolto l'audio a tutti quanti e adesso iniziamo. E chi dovrà parlare si restituirà l'audio man mano che sarà il suo turno. E voglio portare prima di tutto i saluti del consiglio direttivo. E ci sono tutti questi da ammettere. Il consiglio direttivo del Centro Culturale Pier Martire Vermigli di Firenze, che continua a produrre questa serie che si chiama I libri del Vermigli, dove vengono presentati di volta in volta dei libri che ci permettono di affrontare dei temi importanti per protestantesimo, ma anche in generale per una cittadinanza attiva e la laicità. Allora, oggi abbiamo preso spunto da un piccolo libro pubblicato dalle De Oniane. Si trattava in realtà degli atti di una tavola rotonda. Il libro è uscito quest'anno, cioè nel 20, e questo piccolo libro, intitolato appunto La donna nel Nuovo Testamento e nella Chiesa, si inserisce in un dibattito molto ampio, quello sui ministeri all'interno delle chiese, sulla riforma della Chiesa, sull'accesso delle donne a una pari dignità e responsabilità. Per esempio, nell'introduzione, Brunetto Salvarani dice anche quando nelle chiese si parla di reciprocità, sembra sempre che ci sia in sottofondo l'idea comunque di una complementarietà che crea naturalmente una disparità di accesso tra donne e uomini. E invece qui si tratta di arrivare a una vera condivisione delle responsabilità, ma anche dei diritti, della libertà di essere all'interno della Chiesa e anche di arrivare alla trasformazione delle liturgie e della figura stessa della Chiesa. In quel libro, gli autori erano tre, ne abbiamo due qui. La terza invece non è con noi ed è la biblista Rosanna Virgili che nel libro analizza quella che lei chiama misoginia esegetica e in particolare ha analizzato i testi apostolici che impongono il silenzio alle donne nel culto pubblico, testi che hanno molto influenzato le chiese nei loro rapporti con le donne, e quindi per tacitare le donne. Paolo Ricca in questo libretto ha scritto sulle ragioni teologiche e fondate nel Vangelo stesso sull'accesso delle donne a una pienezza di partecipazione alla vita della Chiesa e quindi anche al ministero. E Cristina Simonelli, che è presidente del Coordinamento delle Teologhe Italiane, che è qui con noi stasera, parla di come disegnare una Chiesa cattolica sinodale e tra poco la ascolteremo. Quindi, infatti, abbiamo con noi alcuni
degli autori di quel dibattito che è riportato nel libro delle Deoniane, ma si è aggiunta anche l'avventista Dora Boniandi, già presidente della Federazione delle Donne Evangeliche in Italia, e soprattutto che appartiene a questo mondo avventista, dove lei ci farà appunto vedere una realtà importante, interessante, di pratica, ma magari una pratica che non è immediatamente seguita da un riconoscimento del ministero. E quindi ci parlerà dell'esperienza maturata ormai nell'ultimo secolo. Qualche settimana fa l'amica Franca Cohen, in un incontro in cui abbiamo parlato proprio di sapienza sovversiva delle donne, ha usato il termine soffitto di pergamena, mutuando dalla terminologia il soffitto di cristallo che impedisce alle donne nelle imprese di arrivare ai livelli manageriali, ai livelli di responsabilità più alta. E mi è molto piaciuta, mi ha molto colpito questa immagine del soffitto di pergamena che riguarda in particolare le tre religioni monoteiste, dove sono i testi sacri che creano un limite, che mettono un vincolo alla partecipazione piena delle donne. E, quali risorse abbiamo noi oggi di interpretazione, ma anche di innovazione, perché quella pergamena antica non soffochi la vita delle chiese nel loro totale e non soffochi la partecipazione attiva e paritaria di uomini e donne. E vogliamo anche capire in che modo questa presenza della ministerialità delle donne apra nuovi modi di essere della Chiesa, per esempio tutto il tema della sinodalità. Cosa c'entra? Perché le donne cattoliche che lavorano, che operano in favore di un riconoscimento ministeriale alle donne, parlano anche spesso di sinodalità. E cosa significa parlare di una carica profetica, del battesimo, della comunione in Cristo, quindi di una possibilità di essere insieme con gli stessi diritti, con la stessa visibilità? Ecco, sono solo alcune delle domande che io pongo per iniziare, per rompere il ghiaccio, e darei prima di tutto la parola a Cristina Simonelli, teologa dell'Università della Facoltà Teologica del Nord Italia, dell'Istituto di Scienze Religiose di Verona, grande amica, ma soprattutto in questo momento presidente, quindi rappresentante, voce delle teologhe italiane, presidente del coordinamento che rappresenta un momento di scambio, di elaborazione molto alto, molto fruttuoso, molto vivo, e quindi la ringrazio molto di essere con noi e le do la parola. Grazie, grazie Letizia per questo invito. Buonasera a te, a tutti e a tutti di questa riunione Zoom e ai collega, alla collega e al collega che parleranno dopo di me. E, tra le altre cose, anche Letizia è una fra le socie proprio della primissima ora del coordinamento, ne ho viste altre in giro, c'è cioè Renata Bedendo, quindi diciamo siamo in un contesto che nasce già come una rete di lavoro comune, di crediti di fiducia comuni. E ricordo con intensità la tavola rotonda da cui nasce il piccolo libro, anche perché è stato proprio sul limitare poi dell'avvio della pandemia, e quindi è una delle ultime cose fatte, tra l'altro, in presenza per me. E quindi, insomma, ne ho un ricordo intenso e nello stesso tempo ricordo anche quanto ho resistito prima a farmi invitare, perché questa mia resistenza ha a che vedere un po' anche con il tema. Perché continuo e continuiamo
a parlare di le donne nella Chiesa, al di là di alcune formulazioni che dicono le donne e la Chiesa, come se fossero due cose distinte, separate, continuiamo e tuttavia non sarebbe proprio al cuore delle mie questioni, ma per un motivo che dichiaro. E poi ce ne potrebbe essere anche uno sottotraccia che magari discuteremo insieme. Quello che dichiaro, io ne sono anche convinta, poi magari è la copertura di un problema di fondo più grande ed evidente se si parla di Chiesa Cattolica. Quello che io penso però è che in effetti Scusa, l'audio. data via la... Sì, è tornato? Sì? Tornato l'audio? Sì, 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 sì. ecco, la Chiesa nella sua globalità di chiese, quindi nell'insieme, io credo che sia un luogo medio, un luogo di passaggio, un luogo per guardare oltre, un luogo di profondità, senso anche spirituale, in senso di relazione con Dio, di ascolto della scrittura e di ulteriorità. Nel senso che è continuamente chiamata ad attraversare i suoi confini, a guardare oltre. Quindi immediatamente io mi sento sempre più portata ad altri temi che non a questo. Però un piccolo racconto rabbinico che ho citato sempre e ovunque, che mi è molto caro, è quello nel quale lo sintetizzo un po', c'è una dialettica tra un rabbi eretico, che tra l'altro viene chiamato Acher, lo straniero, che il giorno di sabato cammina sul cavallo insieme a un discepolo, il discepolo è ortodosso, segue tutte le regole. Quando arrivano verso il confine, il rabbi eretico gli dice: "Ehi, guarda, stai superando i passi che ti sono consentiti, torna indietro." Allora il discepolo si ferma e torna indietro, mentre il rabbi attraversa e sparisce verso l'orizzonte. Allora, mi è piaciuto molto sempre questo racconto che riporta Isaac Deutscher, mi è piaciuto molto perché dà l'idea, diciamo, sia di questo qua, che sa quale sarebbe la misura dei passi, quindi conosce bene l'idea dei confini e delle regole, quelle importanti, anche quelle medie e anche quelle stupide che andrebbero dimenticate, però sa quali sono, nello stesso tempo sa che c'è un oltre. Allora io dico, sono anche molto di partecipare alle realtà associative di cui faccio parte. Delle volte mi dico, se invece che la Chiesa fosse una bocciofila, sarei legata anche alla bocciofila. Voglio dire, da una parte ci tengo molto, ma mi sembra che la sua realtà sia utile nella misura in cui continuamente rompe e apre. E lo... Scusa, è colpa mia. Niente, niente, sono i meccanismi. Lo dico, non so, è un bel esempio per parlare della Chiesa Cattolica che ogni tanto ti spari. No, 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 non dico, però serve anche per rendere, tengo d'occhio la cosa. Cioè, lo dico non solo in quanto donna con le difficoltà, ma anche in quanto semplicemente battezzata in Cristo e battezzata nella Chiesa Cattolica, credo che lo direi, ecco, lo dico come cosa. Detto questo, credo che, e quindi parlando invece della storia dentro i confini, anche se so che c'è un oltre, un'ulteriorità, che è anche uno dei motivi per i quali cerco di lavorare nel recinto della bocciofila, diciamo così, però senza lasciarmene opprimere, perché so che è solo medio e è solo di passaggio, e lasciarmene opprimere nella profondità. Venendo allo specifico della bocciofila, appunto, del confine, la Chiesa Cattolica credo che da questo punto di vista, ma lo vediamo tutti, sia un luogo emblematico, perché è un luogo ad alta presenza femminile, nonostante ci siano stati certamente i numeri di oggi e la presenza delle donne di oggi non è quella di neanche di 30 anni fa. Certamente c'è molto cambiamento da questo punto di vista, però lo stesso c'è una grande presenza di donne. Il coordinamento delle teologhe, pur essendo, ripeto, appunto ecumenico, anche nella sua parte cattolica, ha raggiunto
160 iscritte, tra, che vuol dire quelle che studiano teologia, quindi c'è comunque una certa, un grande presenza. E nello stesso tempo è uno dei luoghi più oscurantisti e più pieni di paura, di desiderio e di repulsa nei confronti della parola libera delle donne. E dunque è emblematico proprio come uno delle bocciofile all'interno delle quali c'è molto da lavorare e si può molto dire. Perché la situazione è paradossale, ma la commento soltanto un po', è sotto gli occhi di tutti. A fronte di un livello anche discorsivo che non è bello chiaro, come poteva forse essere, chissà, non lo so, nel Medioevo si discute se le donne hanno l'anima oppure una cosa bella chiara. E noi lo sappiamo che le donne sono esseri inferiori. Questo sarebbe semplice, poi ognuna prende le sue misure. Invece, a fronte di affermazioni di pari dignità oppure altre molto rischiose di sublime presenza femminile, le donne più spirituali, le donne più. La Chiesa è donna, delle cose che proprio non si possono sentire, oppure le donne contano più dei vescovi, neanche questa non si può proprio sentire. A fronte di affermazioni di questo tipo, c'è una serie stratificata di livelli. Cioè, ci sono dei luoghi della vita della Chiesa che sono anche molto importanti, a mio parere, che sono i luoghi dell'annuncio del Vangelo, sono i luoghi della riflessione, sono i luoghi anche della teologia, sono in qualche misura anche i luoghi dell'insegnamento che vede un certo numero di donne. A fronte di questa presenza all'interno di contesti nei quali si lavora anche in grande amicizia, anche con uomini, con altri nella cosa così, e si trovano poi dei blocchi che non si possono capire. Allora, io credo che non c'è una regola, come sai, abbiamo una specie di slogan non scritto nel coordinamento, io non ti scomunico, per cui abbiamo diverse strategie. Allora, e a seconda dei momenti, profezia può essere, come tu chiedevi, lanciare la parola oltre il confine, a volte è dire con franchezza, evitando un atteggiamento che nella Chiesa Cattolica è indotto ma molto frequente, cioè l'autocensura. Mi censuro prima a dirlo, qualche volta anche a pensarlo. Ecco, questo è da evitare in tutti i modi. Può essere profetico questo, può essere profetico come si dice a volte, senza fare le cose anche senza il permesso, cioè farlo e prendersi a volte uno spazio anche di annuncio, di libertà, ecco, può essere profetico questo, può essere profetico studiare le ragioni dell'esclusione e soprattutto io terrei sempre, cerco di tenere quel doppio passaggio, guardando ad altro, ad esempio tutto quello che riguarda anche cosa pensiamo di Gesù Cristo, l'immaginario su Dio è proprio a riparo da tutto questo? No, certamente c'è molto da lavorare, quindi lanciando anche su questi grandi temi, anche nell'attenzione al dialogo ecumenico e scontato, direi qui, ma anche interreligioso, però nello stesso tempo prendendo anche punto per punto le questioni come si presentano. Allora, arriva un cambio di un piccolo codicillo, di un codice, quello che riservava il lettorato e il servizio all'Eucaristia ai battezzati, tutti, no, viri, c'era scritto maschi, hanno tolto viri. Ora, è una cosa tra l'importante, il minimale, il ridicolo, però è come un sassolino che ti entra nella scarpa, perché da una parte ha messo in evidenza quello che era sotto gli occhi di tutti. Se tu levassi nella Chiesa Cattolica le donne dall'annuncio della catechesi, dalla proclamazione delle scritture e anche dal servizio che viene chiamato straordinario, ma nell'Eucaristia ti trovi proprio con pochissimo. Nello stesso tempo era presente nei fatti, ma non
non esistente dal punto di vista, diciamo, del diritto. Adesso l'hanno tolto. Al momento che sappia io, in Italia non si è mosso niente, neanche da questo punto di vista. Però quello che forse va oltre il confine di questo minimale sassolino nella scarpa è che risulta così chiaro che volendo si scambiano tutti. Ecco, e allora in tutto questo risulta chiaro, e mi fermo, però non voglio prendere troppo tempo, semmai riprendiamo dopo, risulta chiaro che molti dei blocchi che ci sono, a volte detti tipo è di diritto divino, noi non abbiamo l'autorità, e infatti non avete l'autorità neanche di negarlo. Se è una cosa di cui non si ha l'autorità, questo tipo di argomento può portare molto avanti anche rispetto al ministero, o rispetto, altra cosa, alla benedizione di coppie di persone dello stesso fatto, dello stesso sesso. Cioè, tutti questi modi di esprimersi vengono riportati a un livello altissimo della serie, me l'ha detto Dio. Ma, come dicevi ancora tu tanti anni fa, prendendo il famoso detto il re è nudo, si capisce che così non ha senso. E così molte volte anche il ricorso alla tradizione e alla scrittura si può smontare pezzo a pezzo, mostrando che le resistenze nascono dal patriarcato e da un problema di genere che si ammanta di divino, ma se lo arroga. Ecco, direi così. Grazie, grazie molte per tanti spunti che ci hai dato in questo intervento e grazie anche per essere stata nei tempi. Adesso do la parola a Dora Bognandi, una sorella della Chiesa avventista in Italia, che ha lavorato a lungo proprio sui temi della laicità e della cultura, che fa parte dell'Osservatorio Interreligioso sulla violenza contro le donne ed è stata per diversi anni una importante presidente della Federazione delle Donne Evangeliche in Italia. Prego, Dora. Grazie Letizia e grazie Albermigli per questo invito, mi fa molto piacere essere con voi. Il mio compito è quello di parlare della Chiesa Avventista, alla quale io appartengo fin dalla nascita. È una Chiesa che è sorta nel solco tracciato dal protestantesimo e che si è organizzata negli Stati Uniti nel 1860. Quindi io appartengo a questa Chiesa e sono la quarta generazione, la mia bisnonna era avventista. All'origine della mia chiesa ci sono uomini e donne. Una donna in modo particolare ha avuto un ruolo importante, si chiamava Ellen Harmon, che era cresciuta in ambito metodista, poi si è sposato con James White, il discendente di uno dei padri pellegrini della Mayflowers. Ha scritto molto di spiritualità, di educazione, fondando diverse scuole. Ha scritto di famiglia, lavoro, giovani, salute, ha fondato diversi ospedali. Si è occupata molto della condizione femminile e scriveva che la donna dovrebbe occupare la posizione che Dio le ha assegnato all'origine, cioè essere l'uguale dell'uomo, non uguale, ma l'uguale. Scriveva anche che la casa non deve essere una prigione per la donna. E fu lei che impresse il carattere internazionale alla Chiesa Avventista. Fin dall'inizio ci fu una grandissima partecipazione di donne nella Chiesa, tanto è vero che si temeva che lo stesso movimento fosse screditato per tutte queste donne che vi lavoravano. In questo libro, A Woman's Place, si racconta un pochino qual è stata la storia delle donne all'interno di questa chiesa. Fin dal 1868 vi furono donne che al pari degli uomini ricevettero l'autorizzazione al ministero. Si trattava di donne sposate, lo ricevevano loro, lo ricevevano i mariti, certe volte soltanto loro, queste donne. Certe volte anche donne non sposate, single, quando erano qualificate, allora potevano accedere a dei ruoli importanti. Se Letizia si va a vedere un pochino
condivide quella statistica che le ho mandato. Ecco, questo mostra come fin dall'inizio c'erano moltissime donne che lavoravano in posti di comando, sia nell'ambito dell'istruzione, non si trattava di essere soltanto insegnante, ma di supervisionare, dirigere degli ambiti nel campo dell'istruzione, come segretarie tesoriere, come nell'ambito dell'editoria. Ecco, qui vedete come è cambiata la presenza nella leadership femminile dal 1920 fino ad arrivare al 1950. Ecco, vedete questa parabola discendente che è stata veramente impressionante. Perché questo? Forse perché gli uomini si preparavano poi professionalmente di più, forse perché la Chiesa si istituzionalizzava sempre di più, il budget era sempre più elevato, e questo conferiva un certo potere decisionale. Purtroppo, quando le chiese si istituzionalizzano troppo, tendono poi a lasciare le donne nel privato. E infatti la rinnovata enfasi sulla famiglia fece il resto. Oggi si assiste a un'inversione di tendenza. Ci sono donne che occupano vari posti dirigenziali e dal 2005 una donna è stata eletta vicepresidente della Conferenza Generale, che è l'organo mondiale più importante, quel dirigente. Anche l'Italia deve molto alle donne, a partire da quella Caterina Rovell che si convertì nel 1864 a Torre Pellice. Per diversi anni fu l'unica avventista in Italia, ma si occupò del nipote al quale insegnò l'amore per la teologia. E questo ragazzo, Alfred Gauchet, divenne insegnante di teologia dogmatica in Francia e fu professore per 3 generazioni di pastori avventisti europei e anche di vari paesi francofoni. La figlia di questa donna, Mary, è all'origine della Chiesa di Torino, Chiesa avventista di Torino. L'internazionalità della Chiesa favorì anche diverse donne che si spostarono da una nazione all'altra e da un continente all'altro per portare la loro fede. A Roma la fede fu portata da una nobildonna, Luisa Chiellini, che conobbe l'avventismo a Basilea, ritornò a Roma, assieme a 4 donne si misero a lavorare per fare opere di beneficenza e poi anche per intessere delle relazioni. E così fu fondata la Chiesa avventista in Roma. E anche una scuola tecnica con gli aiuti finanziari che venivano dagli Stati Uniti, e anche un mensile. E quindi questa donna scrisse molto su questo mensile. È molto interessante la storia di 2 donne siciliane, Marianna e Domenica Franco, che da Montevago erano partite con la famiglia per andare a Chicago. A Chicago conoscono l'avventismo, allora vogliono ritornare nel paesino di origine. Ritornano, prendono contatti con tante donne e tanti uomini e questo crea uno scompiglio nel paese, tanto che si rese necessario un dibattito pubblico nella pubblica piazza con 3 giudici per parte. E da una parte c'era padre Raimondo, lettore generale di sacra teologia e sacra eloquenza in Palermo, dall'altra parte c'era un evangelista avventista. E quindi lo zelo di queste donne era tale che a una di esse, Marianna, fu chiesto di studiare teologia. Studiò e diventò lettrice biblica, ossia assistente pastorale. Lo fu in Sicilia, a Rossano Calabro, a Bari, e tante lettrici bibliche cominciarono a lavorare in ambito pastorale. Predicavano, talvolta facevano anche delle conferenze pubbliche. Studiavano a Firenze e nel 1941 fu aperta una scuola. Ecco, se Letizia ci fai vedere una foto che rende molto bene qual era la presenza femminile a questa scuola di teologia.
molte ragazze, ecco, guardate, nella prima fila in basso ci sono gli insegnanti, la seconda fila è tutta al femminile e la terza è al maschile. Quindi quante ragazze studiavano teologia, poi diverse sposarono i loro colleghi, talvolta andarono anche in missione all'estero, si mantenevano gli studi colportando, poi quando finivano i corsi alcuni lavoravano negli uffici, ma se la lettrice biblica, quella che aveva una responsabilità di chiesa, si sposava, veniva licenziata. Perché doveva, il primo compito di ogni donna è quello di dare la priorità alla famiglia. Erano donne apprezzate, riconosciute, ma c'era questo muro di vetro, in qualche modo, di cui parla Brunetto Salvarani, che è stato richiamato, prima, e questo muro destina le chiese alla privazione di risorse preziose. Quello che nella chiesa avventista può considerarsi come un muro di vetro è questo riconoscimento a livello mondiale del ministero pastorale. Essere una chiesa mondiale ha i suoi vantaggi, ma anche dei limiti, perché c'è un approccio alle problematiche, forse a causa delle sensibilità culturali, che è molto diverso. È fin dal 1950 che la chiesa avventista ha nominato delle commissioni per studiare l'argomento e ci sono voluti 45 anni prima di mettere l'argomento all'ordine del giorno di una sessione mondiale della Conferenza Generale. Nel 1995 in Olanda fu ufficialmente riconosciuto che non c'erano argomentazioni bibliche o teologiche per sostenere il divieto della consacrazione delle donne. Ma nulla cambiò nella pratica. Poi si fece un'altra commissione nel 2012, 106 rappresentanti da tutto il mondo, forse anche per motivi socioculturali, non riuscirono a trovare un consenso e produssero tre documenti. Uno totalmente contrario alla consacrazione, uno totalmente favorevole e l'altro che diceva: ma lasciamo liberi i territori di nominare o meno di rilasciare questo attestato valido a livello mondiale. E naturalmente ci furono molti movimenti nell'ambito delle chiese nelle aree geografiche. Anche l'Italia prese la sua posizione a favore della consacrazione a livello mondiale delle donne, ma fece anche qualcosa di molto preciso. Siccome gli uomini, quando venivano ordinati, avevano il beneficio di uno scatto salariale e le donne che non potevano avere questo, allora l'Unione Italiana decise di togliere questo ostacolo. E dopo 5 anni anche le donne avevano questo scatto salariale in modo che tranquillamente potevano, almeno da questo punto di vista, non avevano delle differenze con gli uomini. Si fece questa sessione della Conferenza Generale nel 2015. La domanda ai delegati fu: siete favorevoli a lasciare alle unioni la facoltà di decidere se consacrare o meno una donna al ministero pastorale? Risultato: 1.381 voti contrari, 977 favorevoli e 7 e 5 astensioni. Questo cosa significava? Che vogliamo procedere tutti quanti uniti, non che uno faccia una cosa e l'altro ne faccia una. Anche questo creò diverso scompiglio. Da una parte molti si adeguarono, altri invece continuarono a protestare, anche chiese nazionali, università, seminari, ci furono molti articoli. Ne cito brevemente solo uno, pubblicato su Adventist Today, questa rivista internazionale, di una ragazza di 35 anni. Il titolo dell'articolo era:
il giorno in cui la Chiesa mi spezzò il cuore. Nell'articolo questa ragazza diceva: nel luglio 2015 ho scoperto due cose. La prima è che amavo ancora abbastanza la mia Chiesa da spezzarmi il cuore. La seconda è che ho scoperto che molti uomini hanno a cuore questo problema tanto quanto le donne. Ci fu un forte richiamo all'unità, poi non si poté fare l'altra sessione della crisi mondiale a causa della pandemia e adesso siamo qui fermi ad aspettare. Qualcuno ha voluto rompere le righe e 12 giorni fa, il 25 aprile, l'Unione della Germania settentrionale ha detto no, noi procediamo adesso con la consacrazione di uomini e donne, ma subito l'organo superiore ha preso le distanze e ha detto noi vi consigliamo di non farlo. Però le donne avventiste continuano a lavorare tranquillamente. Perché vi è un'altra forma di accreditamento per le donne, che è quello di ministro autorizzato. Questa credenziale prevede una forma di consacrazione e un'ordinazione diversa da quello maschile, però permette alle donne, anche a livello nazionale, di predicare, gestire le comunità, celebrare riti e quindi può continuare a svolgere il suo ministero. Oggi ci sono diverse donne che guidano dipartimenti della Chiesa a livello nazionale e internazionale. Io stessa sono arrivata all'Unione, sono entrata nel Dipartimento della Libertà Religiosa e delle Comunicazioni, sono stata molto sostenuta dalle persone con cui lavoravo, dopo qualche anno mi hanno nominato vice direttore. Poi direttore, mi hanno fatto dirigere il mensile nazionale per 5 anni, ma mi hanno lasciata perfettamente libera di assumere l'incarico di presidente della Federazione delle Donne Evangeliche. Mi sono sempre sentita rispettata e sostenuta dalla mia Chiesa. Ora, oltre a far parte del Consiglio nazionale della FLEI, come diceva Letizia prima, faccio parte del Consiglio direttivo dell'Osservatorio Interreligioso sulle violenze contro le donne, che è un organismo a cui partecipano persone, uomini e donne dell'area cristiana, ebraica, musulmana, buddista, induista, che hanno lo scopo di evidenziare le responsabilità delle istituzioni religiose nel trattamento riservato alle donne. E sì, perché le istituzioni religiose non sono innocenti sulla situazione delle donne. E noi anche come chiese cristiane dobbiamo riconoscere che c'è una responsabilità delle chiese verso le donne e che non le si rispettano quando le relegano in luoghi stereotipati o secondari. Queste esperienze fuori dall'ambito mio ecclesiale mi ha fatto crescere molto. Trovo nella mia e in diverse altre chiese che sia necessario tematizzare l'argomento, rileggere con occhi diversi i testi biblici relativi alle donne, anche quelli difficili delle epistole paoline, come fa Rosanna Virgilia, richiamata da Letizia. Bisogna capire a fondo gli elementi teologici su cui il ministero pastorale si fonda. E il capitolo di Paolo Ricca contenuto nel libro ce ne dà un'ampia panoramica. Noi non dobbiamo lasciarci troppo limitare dal forte condizionamento sociale e culturale che considera la donna irrimediabilmente subordinata all'uomo, inventando teorie per rendere il testo biblico conforme alla Chiesa, anziché rendere la Chiesa conforme al testo biblico, come dice sempre Paolo Ricca. Bisogna porre una maggiore attenzione, scavare, far emergere il ruolo svolto dal convitato di pietra, come dice Cristina Simonelli, che è il peso della maschilità nelle questioni di chiesa. Noi donne non abbiamo bisogno di paternalismo condiscendente, come sempre dice Cristina Simonelli, ma di partecipare nell'elaborazione di argomenti solidi e di una teologia di largo respiro, che facciano crescere i credenti
anche passando, forse partendo dall'immaginario di Dio, come proprio poco prima diceva Cristina Simonelli. Ecco, i libri che ho letto, soprattutto quello delle teologhe protestanti cattoliche, e qui ne abbiamo due che scrivono delle cose veramente molto belle e interessanti. Le relazioni con persone che hanno percorsi religiosi diversi dal mio e incontri come questo sono per me momenti preziosi di crescita e di scoperta di affinità, per me molto importanti. Grazie. Grazie Dora, molto interessante anche proprio il fatto di riferirsi alla materialità, cioè per esempio parità di stipendi, parità di accesso e le chiese che tentano di fare una corsa in avanti e di aprire come quelle della Germania settentrionale. Le storie delle predicatrici sulle piazze della Sicilia, molto molto interessante tutto quanto. Grazie. Grazie veramente per questo stralcio di storia. E volevo dire a chi si fosse collegato un po' in ritardo che il video comunque potete vedere il pezzo che avete perso e varrebbe la pena rivedere l'intervento di Cristina e anche quello la parte iniziale di Dora lo potete rivedere sulla pagina Facebook del Centro Culturale Vermigli di Firenze. E adesso do la parola a Paolo Ricca, che è pastore della Chiesa Valdese, professore emerito della Facoltà Valdese di Teologia, professore di storia e quindi anche delle competenze di questo genere, e lascio la parola a lui per ascoltare il suo intervento. Grazie di essere intervenuto a questo momento. Devi soltanto restituirti l'audio. Grazie a voi, grazie per l'invito, grazie anche di essere invitato tra due donne, che donne, diciamo, sì, sono onorato di poter intervenire in questo dibattito. Dato che il tempo è limitato, ho pensato di concentrarmi su tre punti. Ecco. Il primo relativo alla donna nel Nuovo Testamento e il secondo e il terzo relativo alla donna nella Chiesa, parlando sempre di Chiesa in senso globale, la Chiesa di Cristo. Allora, la donna nel Nuovo Testamento molto è stato scoperto in questi ultimi decenni grazie soprattutto alla cosiddetta lettura femminista. Dico cosiddetta non per negare il fatto, ma al contrario, per evitare che dicendo lettura femminista si intende, ah, dico, questa è una lettura di parte, una lettura partigiana, una lettura unilaterale, una lettura che ha uno scopo predeterminato e lo persegue anche a costo di onestà intellettuale, diciamo così. E di fedeltà testuale. Ecco, io vorrei dire che la lettura femminista in gran parte non ha interpretato, ha semplicemente letto quello che c'era, ma che non era stato osservato, non era stato valorizzato, non era stato messo in luce. Quindi non è che la lettura femminista sia di parte era quella tradizionale che aveva circoscritto
la lettura del Nuovo Testamento. E invece le femministe ci hanno aiutato non a inventare chissà che cosa, ma a leggere quello che c'era. E questo credo che sia un fatto molto importante. Da quello che, grazie alla lettura femminista, abbiamo capito del Nuovo Testamento riguardo alle donne, molto è stato detto, ma non tutto è stato valorizzato. Quindi è entrato nel discorso comune Gesù e le donne, ad esempio, un atteggiamento rivoluzionario. Questo fatto constatato oggi da tutti, che Gesù ha cambiato radicalmente, da quello che possiamo capire, l'atteggiamento di non solo di un rabbino, ma di una comunità rabbinica rispetto alle donne, includendole, e in numero cospicuo, più grande di quello che sembra. Questo fatto, la rivoluzione di Gesù nel rapporto con le donne, è stato lodato in mille maniere, ma non è stato valorizzato. Cioè, nessuno l'ha preso sul serio, veramente. E allora io dico, molto di quello che è stato scoperto aspetta ancora di essere tradotto nella vita della Chiesa. Ecco, non lo è ancora. In generale, naturalmente, ci sono isolotti in cui invece questo è accaduto, sta accadendo faticosamente, ma sono isole. Nella grande maggioranza della cristianità odierna, la rivoluzione di Gesù nel suo rapporto con le donne non è ancora valorizzato. Così come non è valorizzato il fatto che le donne sono le uniche testimoni della croce. Non c'era nessun apostolo, non c'era nessun discepolo, solo donne. Così come non è sufficientemente valorizzato il fatto che tutti sanno, che tutti dicono, le primissime testimoni del risorto sono donne. Ecco, ma questo primato, tra virgolette per carità, questo primato della donna nella testimonianza del cuore della dell'Evangelo, cioè dei fatti costitutivi fondamentali, è affermata, è nota, è acquisita, ma non è valorizzata. Questo primato della testimonianza delle donne non mi risulta che sia tradotto in una prassi coerente all'interno delle chiese, se non appunto negli isolotti di cui parlavo poco fa. Ecco, questo da un lato, questa è la prima cosa da dire. Molto è stato scoperto, ma non ancora valorizzato. Poi c'è una seconda considerazione. C'è una donna nel Nuovo Testamento che io paragonerei a un pianeta sommerso, cioè una donna occultata. Questa è un'operazione più delicata, più difficile forse, ma estremamente necessaria. Far emergere quello che nel Nuovo Testamento è la donna come donna occultata.
nomi maschili che sono diventati femminili. Presenze femminili ancora completamente ignorate. Desidero soltanto dire, portare un esempio. Pochi giorni fa ricevo da un collega stimatissimo e validissimo, che si chiama François Vuga, adesso è emerito, professore, professorone, possiamo dire, del Nuovo Testamento. Ricevo il suo ultimo libro, dove suggerisce come possibilità ragionevole che l'Evangelo di Marco, attribuito a Marco, è scritto da una donna. Naturalmente è un'ipotesi, sono d'accordo, ma pensate un po' se questo potesse essere dimostrato. Non può essere dimostrato, ma è una cosa estremamente suggestiva. Cioè, praticamente è la narrazione evangelica che cambia volto. Non insisto, ma ho voluto portare questo esempio solo per dire che c'è una donna occultata, probabilmente, e che il compito della teologia cristiana, dell'esegesi e delle ricerche di tipo filologico, eccetera, dovrebbe concentrarsi appunto su questo, su questo sforzo. È uno sforzo reale per rendere palese la donna occultata che probabilmente sta sotto tutto il racconto del Nuovo Testamento. Questa era la prima osservazione. La seconda è una, diciamo, sono delle cose che tutti sanno e tutti dicono. Io le ripeto, e però traggo, diciamo, delle conseguenze. Tutti sanno che, parlo adesso della ordinazione della donna non solo nella Chiesa Cattolica, nelle Chiese Ortodosse e in una fetta non indifferente delle Chiese evangeliche, cosiddette evangelicali, dove l'ordinazione delle donne non è prevista, non è praticata in larga misura. Ci sono anche qui delle piccole eccezioni, ma poche. Allora, che cosa voglio dire? Voglio dire tutti sanno, e anche la teologia cattolica, l'ho sentito con le mie orecchie, da parte di illustri, illustri e per niente eretici, tra virgolette, teologi cattolici, che non ci sono obiezioni teologiche all'ordinazione delle donne. Il che vuol dire una cosa molto semplice. Dal punto di vista anche della teologia cattolica acquisita, diciamo generale, non dico che tutti condividono, ma ormai è generalmente accettato che non ci sono obiezioni di carattere teologico, cioè non ci sono obiezioni serie, perché questo vuol dire, non ci sono, non ci sono. E allora, se è vero questo, se è vero questa premessa, e la pongo come premessa acquisita, non da tutti, ma ormai credo dalla maggioranza della teologia cattolica,
non solo dalle teologhe cosiddette femministe, no, no, no. Se questa premessa è valida, allora il rifiuto sistematico, ripetuto e francamente arrogante di ordinare o consacrare, chiamiamola come vogliamo, insomma, di permettere alla donna di accedere al ministero sacerdotale, è uno scandalo. Uno scandalo! Scusa Paolo, devi ridarti l'audio. Ecco, Grazie. allora dico, è uno scandalo, cioè non è semplicemente, vabbè, tu la pensi così, io la penso cos'è, cioè non sono opinioni sullo stesso piano, no, è uno scandalo. È uno scandalo doppio, uno scandalo perché nega un diritto cristiano. E perché nega un diritto umano. Quindi è un doppio scandalo, doppiamente grave. Perché nega un diritto cristiano? Per una ragione molto semplice, l'ha accennato anche Cristina Simonelli nel suo intervento. Il battesimo, dal punto di vista della teologia cattolica, ma io direi dal punto di vista della teologia cristiana, dischiude la porta a tutti i ministeri. Cioè, chi è battezzato può adire a tutti i ministeri che sono presenti. È la porta d'ingresso non solo nella Chiesa, ma anche nella ministerialità della Chiesa. E questo è un fatto fondamentale. Allora, se tu neghi l'ordinazione alla donna, che cosa neghi? Neghi il suo battesimo, cioè la tratti come non battezzata. Ma questo è veramente un delitto. Chi ti dice che tu abbia il diritto di farlo? Chi te lo dà questo diritto? Nessuno può negare o limitare o castrare, se posso adoperare questo verbo, il valore e la portata del battesimo cristiano. Nessuno lo può fare, neanche un concilio, nessun sinodo né locale né universale ha questo potere. E dunque c'è un delitto, un misfatto grave perché nega un diritto cristiano nella Chiesa. Nella Chiesa. Un paradosso che se uno lo raccontasse a un marziano non ci crederebbe, dico no, è impossibile. E difatti è impossibile, ma è possibile. È la possibilità dell'impossibile. Però è un delitto anche sul piano dei diritti umani. Perché? Ma perché tutti noi, almeno nei nostri paesi, bene o male, nel nostro famoso Occidente, bene o male, ormai nessuno osa vietare alla donna l'accesso a qualunque ministero, a qualunque funzione, anche la presidenza della Repubblica. Nessuna funzione oggi, in generale nel nostro piccolo mondo occidentale, negata alle donne. Ora, una chiesa che ha la sua sede a Roma, per parlare della Chiesa Cattolica, questo lo sa meglio di me,
me lo insegna, me lo insegna. Ma se questo non bastasse, io voglio ricordare che i diritti umani, cioè i diritti legati alla dignità e alla parità della donna con l'uomo, che è appunto il principio acquisito ormai, ripetuto, ribadito e scritto su tutte le bandiere, ma smentito da questo, questi diritti umani, il Bill of Rights della rivoluzione americana, come tutti sanno, li ha dichiarati inalienabili 1776, non proprio ieri mattina, dichiarato inalienabili. Non li puoi togliere a nessuno, neanche tu te li puoi togliere. Neanche tu puoi naturalmente rinunciare, ma non te li puoi. E nessuno può mettere la mano sui tuoi diritti. E allora questa è veramente una cosa gravissima, questa, diciamo, offesa al diritto delle donne, che ripeto, è un diritto cristiano, è un diritto umano. E io mi stupisco. E la negazione di questa, la doppia negazione del diritto della donna, mi stupisco che sia ancora accettato, che non ci sia una sollevazione generale, perché è l'unica cosa che mi pare ci potrebbe essere. Questo era il secondo punto. Il terzo punto è solo un accenno, però lo voglio fare perché voglio ricordare, parlando anche di cose di casa nostra, quanto faticoso è stato il cammino per arrivare alla accettazione e alla introduzione del pastorato femminile nella nostra piccola chiesa valdese, che essendo una piccola chiesa dovrebbe avere tutto facilitato, ma anche in questa piccola chiesa l'accesso della donna al pastorato è stato molto faticoso. E io, siccome ho vissuto tutte le tappe, ero giovane, ma comunque le ho vissute direttamente, mi ricordo le tre tappe. La prima è che quando una donna, nel caso specifico Giuliana Gandolfo, ha completato con successo tutti gli studi di teologia, esattamente seguendo la stessa scuola degli uomini, eccetera, eccetera, quando è arrivato a chiedere l'ordinazione, la consacrazione, non gliel'hanno concessa al pastorato. E hanno inventato la tavola, il sinodo, non so chi, ma comunque la dirigenza, ha inventato un ministero che non c'è, che non esiste, si chiama assistente di chiesa, che non vuol dire niente, assolutamente niente. Vabbè. Allora, assistente di chiesa faceva esattamente le stesse cose di un pastore, proprio al 100%, non al 90%, quindi le stesse, il contenuto era identico, ma il pastorato no. E l'ordinazione e la consacrazione? No. Sono passati a Giuliana Gandolfo, sperava di essere la prima a essere consacrata. Pastore, invece no. Invece no. Perché? Ecco la seconda tappa. Perché ha avuto la malaugurata idea di sposarsi
Allora, la regola era pastora sì, purché nubile. Una cosa che non stava in piedi né in cielo né in terra, e difatti dopo alcuni anni è stata abolita, meno male, ma per dire. Anche nella nostra piccola chiesa ci sono volute 3 tappe. Prima assistente di chiesa, non parliamo di pastorato, poi pastorato sì, ma non sposata. E finalmente la terza tappa, che è quella attuale. Vabbè. Dico questo perché? Per far capire che cambiare una prassi 2 volte millenaria si può quasi dire. Tale è la prassi del monopolio maschile del ministero cristiano. Allora cambiare una prassi di 2000 anni, o quasi, non è proprio facile, non avviene dal giorno all'indomani e quindi si può capire. Però io dico anche che mi sembra che il tempo sia compiuto, come dice Gesù all'inizio del suo ministero terreno, il tempo è compiuto. Io dico il tempo è compiuto anche per questo aspetto che può sembrare anche non essenziale, invece è fondamentale, sia per la comprensione del ministero, sia per appunto la parità e dignità della donna. E quindi quello che dico a tutti coloro che ancora esitano, perché io vorrei parlare di più, ma credo che devo Sì. fermarmi, ecco, dico a tutti, il tempo è compiuto, cioè è finito il tempo dell'attesa, è cominciato il tempo della decisione. Grazie per il vostro ascolto. Grazie molte a te, caro professore Ricca, per essere stato una di quelle voci di cui parlava prima Dora Pognandi, e cioè la voce di uomini che accompagnano, che patiscono l'assenza delle donne dai luoghi del ministero nella Chiesa e che accompagnano quindi questa battaglia, questo tentativo di diventare chiese veramente inclusive, quindi dei luoghi in cui ci si possa sentire a casa e in cui tutte le differenze siano anche rappresentate. È molto efficace è stato il modo in cui ci hai fatto vedere la differenza tra la teoria e la pratica. La teoria che già esclude ogni impossibilità. Ogni ragione teologica, non ci sono ragioni teologiche contrarie al ministero delle donne pieno nella Chiesa, ma la pratica è un'altra cosa, è un altro cammino. E allora non so se Cristina e Dora vogliono già intervenire. Il pubblico, chi sta ascoltando, può certamente intervenire, dovreste prenotarvi nella chat e noi vi diamo, la possibilità di parlare. Dora, vuoi intervenire? Prego. Sì, casomai posso dire che adesso abbiamo delle donne pastore che sono sposate, tranquillamente madri di 4 figlie, qualcuno, il marito le aiuta molto a crescere questi figli, e quindi la situazione è cambiata molto anche col passare del tempo. Però le chiese devono fare una revisione storica, la mia chiesa anche una revisione su qual è stato il suo rapporto con le donne. Mi ha sempre molto colpito il fatto che in Sicilia sia stato un luogo dove le donne hanno potuto parlare, predicare, anche nel mondo valdese un po' è stato così. La Sicilia è stato un luogo importante.
Cristina, e poi forse do la parola a Deborah Spini, che è la presidente del Centro Culturale Vermigli. No, solo anch'io una battuta di ripresa di gratitudine per i due interventi che mi hanno preceduto, certamente. Una piccola nota, anche io in Sicilia ho predicato a tutto il clero siciliano con 8 vescovi, cosa che nel nord dove vivo non mi è mai capitato. Mi sono domandata anch'io dove si possa collocare, diciamo, questa cosa che rompe gli immaginari, no? È stato tutto estremamente interessante e forse riprenderei unicamente l'aspetto che anche tu hai sottolineato dell'intervento di Paolo Ricca, cioè facciamo delle affermazioni e non tiriamo le conseguenze. Questo è anche dal punto di vista esegetico e teologico una cosa di estremo interesse. Certo, per quello che riguarda ad esempio la Chiesa Cattolica, c'è anche un meccanismo di sacralizzazione e di autolegittimazione che in questa questione sono nodi che vengono al pettine. Ecco. Grazie, Deborah. Salve a tutte, salve a tutti. Volevo soltanto salutarvi e dire che sono riuscita a seguire in buonissima parte questo dibattito. Vi mando un grandissimo saluto, Letizia sa da molto molto lontano, ma soprattutto ci tenevo a ringraziarvi e dire anche a nome di tutte e tutti del direttivo del Vermigli quanto teniamo veramente a questo dibattito che, come dire, tocca un tema che non è semplicemente una questione di cultura, ma sicuramente anche una questione di testimonianza. E appunto, ancora una volta, grazie infinite e buon lavoro. Io adesso vi lascio perché per me è più di mezzanotte e mezzo. E quindi, anche se devo dire, mi avete tenuto veramente, come dire, incantata e avvinta, ma adesso è bene che vi lasci. Grazie ancora a tutti e a tutte, a Letizia per la coordinazione. E speriamo di vederci presto di persona, e non solo da questi schermi. Grazie. Grazie, Deborah. Arrivederci. Tanti saluti dall'altra parte del mondo, quasi. Saverio vuole intervenire, allora un momento che ti do l'audio, prego. Pastore avventista. Sì, grazie. Vorrei ringraziare tutti i relatori, le relatrici e il relatore. Purtroppo io sono entrato in ritardo, per cui non ho avuto modo di poter ascoltare l'intervento di Cristina Simonelli, però insomma, avrò modo di rivederlo su Facebook. Così io volevo intervenire per fare una considerazione e anche una domanda ai nostri relatori. La considerazione è questa. Mi pare che la questione della discriminazione della donna nella Chiesa sia, come dire, una delle prove dei fallimenti della Chiesa stessa, no? Sia da annoverare tra queste cose. Cioè tra quelle cose che dimostrano, come dire, la sua incapacità di lasciarsi pienamente coinvolgere dall'azione trasformatrice dello Spirito Santo. Non solo questo, ma perché questo, diciamo, si potrebbe dire per tante cose, però io credo che in questa questione qui sia proprio, ecco, come diceva Paolo Ricco, un delitto, cioè sia proprio un aspetto in cui la Chiesa si mette proprio al servizio dell'avversario. E questo lo dico per un motivo semplice, e cioè che la Chiesa, insomma, anche il cristianesimo, come tutte le religioni, ha la capacità di elevare a status divino, a status di volontà divina, quelle che sono le strutture di potere, diciamo così, puramente umane.
E nel momento in cui fa questo, rende molto arduo, molto ardua, quasi impossibile poi, la possibilità di poter rompere quelle strutture di potere. Perché, diciamo, in una società senza il cristianesimo, o comunque in una società senza religione, tutto sommato, ragionando su un piano puramente umano, tutte le cose avvertite come umane possono essere semplicemente criticabili e modificabili, almeno nella, come dire, nella comprensione, no? delle persone. Mentre il problema che crea la Chiesa è quello che, avendo dato una, come dire, avendo elevato una struttura di potere, una struttura discriminatrice, avendola elevata a così dogma divino, anche se dogma è vero, diceva Paolo Ricca, non ci sono motivi teologici, questo è vero, lo sanno i teologi che sono impegnati in questo, dopodiché, insomma, la maggior parte come dire, delle persone ritiene che un certo ordine sia proprio stabilito nella Bibbia stessa, un certo ordine delle cose. Ecco, questo credo sia un danno aggiuntivo, cioè la discriminazione delle donne non è semplicemente una cosa che un influsso negativo che la Chiesa subisce dalla società, dal contesto in cui vive, ma è invece proprio un contributo negativo che la Chiesa stessa dà alla società. Questo, diciamo, è il mio parere così poco rassicurante nei confronti della Chiesa stessa. Ora, la domanda che invece voglio fare è questa. Come, io diciamo, non arrivo a capire, no? Come si spiega che una Chiesa, no, che in tante formulazioni liturgiche, dottrinali, no, si presenta come la sposa di Cristo, no? O comunque come la sposa di Yahweh, no, nell'Antico Testamento per quanto riguarda Israele. Quindi dove il popolo di Dio trova proprio nella donna la sua, come dire, migliore rappresentazione dal punto di vista simbolico, come può poi allo stesso tempo ritenere che la donna possa essere il simbolo perfetto per illustrare il popolo di Dio e per lo stesso tempo con quale ragionamento, con quale coerenza puoi negare alla donna la possibilità di accedere ai ministeri della Chiesa? Come pure, questa forse è una domanda specifica per Dora, perché è tutta avventista, cioè io ancora non mi spiego come una Chiesa come quella avventista, che è stata fondata da una donna, a cui è stato riconosciuto, cioè la Ellen White, fondatrice della Chiesa Avventista, riceve nella Chiesa Avventista lo status di profetessa. Ora, io non capisco come una Chiesa che sia capace di fare questo, poi dopo 150 anni non sia capace di riconoscere uno status pastorale pieno alle donne impegnate nel ministero. Ecco. Grazie. Grazie Pastore Scucimari. Leggo anche due domande che sono arrivate in chat. La prima chiede al professor Ricca se ritiene ugualmente scandalosa la negazione della benedizione alle coppie omosessuali, e questo naturalmente all'interno di un dibattito che si sta sviluppando nella Chiesa Cattolica. E poi una considerazione sociologica, scrive Liana Bartoglio: quando il ministero va anche alle donne viene sminuita la funzione, diventa meno sacra, e la famosa femminilizzazione della professione o della Chiesa. E forse i valdesi e le valdesi possono dire qualcosa su questo, si è manifestato qualcosa del genere? Ecco, vi lascio queste domande, poi semmai dirò qualcosa anche io. Chi vuole parlare per primo? Paolo, sei già pronto? Beh, dunque, ripeto, alla domanda di Saverio, come mai la Chiesa,
larga parte della Chiesa nega alla donna il ministero, dato che la donna può facilmente essere assunta come simbolo dell'intero popolo di Dio in quanto è chiamata sposa di Cristo, ripeto, la domanda è la stessa che ci si rivolge sulle ragioni, il fatto che manchino delle ragioni teologiche e che le ragioni pratiche siano, ad esempio, le ragioni pratiche che si potrebbero addurre siano smentite dall'esperienza delle chiese che hanno adottato il ministero femminile, dove i timori che erano stati espressi con l'introduzione delle donne sono stati completamente dissipati dalla pratica del pastorato femminile, che viene accolto volentieri dalle chiese, altrettanto quanto quello maschile, per quanto mi concerne, per quanto so. Cioè non mi è successo mai di incontrare in nessuna chiesa delle, diciamo, no, ma non preferiamo un pastore uomo, no. Allora, tutto è smentito, tutti gli argomenti sono smentiti. Che cosa resta? Resta l'argomento, l'unico argomento che secondo me è quello che conta, che è quello che Saverio stesso e anche Cristina, mi sembra, accennavano, cioè il potere. Il potere. Perché è chiaro che se tu socializzi il ministero, ti privi di una parte del potere sacro, del potere sacerdotale, che è un grosso potere, un grossissimo potere. E la sua socializzazione attraverso la condivisione con la donna è chiaro che non lo diminuisce, ma ti priva di una esclusività che ti rende unico. E quindi io non vedo altre ragioni, altre spiegazioni. Finora non ne ho trovate, se qualcuno me ne dà, gli sarò grato, ma è l'unica che mi sembra molto reale, molto importante. Quanto all'altra domanda, se sono ugualmente scandalosa è la negazione della benedizione alle coppie omosessuali. Guardi, dipende, le dico il punto di vista personale mio, che può essere sbagliato, eccetera, non pretendo nessuna infallibilità, soprattutto in questi temi. Io constato nella Sacra Scrittura che la nozione di benedizione su una coppia umana è riservata alla coppia fecondità, cioè è legata alla fecondità. Quindi quello che è scandaloso è rifiutare un atto liturgico. Personalmente io sono favorevole a un atto liturgico per le coppie omosessuali. Non mi piace il termine benedizione, bisogna inventarne un altro. Ma perché non mi piace? Unicamente perché nella Bibbia la benedizione è legata alla fecondità. Sarà sbagliato finché si vuole. Io non metto in discussione ora se sia giusto o sbagliato questo abbinamento, ma se voi leggete Genesi 1:27,
avete la prova chiarissima, ma non solo quello, non solo quello. Ecco, quindi io sono favorevole, e allora in questo senso è scandaloso, è altrettanto scandaloso negare un atto liturgico sulla coppia omosessuale. Bisogna invece accettarlo, bisogna farlo, bisogna trovarlo. La terminologia che utilizza la parola benedizione, se devo essere sincero, mi lascia perplesso, cioè preferirei che non fosse chiamata così, ma la cosa, cioè la preghiera, comunitaria, il canto, l'inno e la richiesta naturalmente di aiuto, di assistenza a Dio per un amore che si svolge tra due persone dello stesso sesso, questo mi sembra sacrosanto, diciamo, e quindi senz'altro da personalmente da appoggiare. Sì, dico sì, riprendo velocemente due spunti delle domande che sono arrivate. Quella sul perché questa durezza, io direi che se noi prendiamo il testo battesimale di Galati 3,28, non c'è giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è uomo e donna, vediamo che adesso stiamo guardando le donne, ma sull'intero arco abbiamo tutti scandali, diciamo, dal punto di vista etnocentrico, dal punto di vista sociale, della schiavitù, eccetera. La mia risposta, che ovviamente non è una giustificazione, vedo le chat, non le guardo dopo. La mia risposta, che non è una giustificazione, è che siamo tanto attenti nel ricostruire la storia ai procedimenti di inculturazione delle idee, dunque il peso del mondo greco, eccetera, e siamo stati fin qui meno attenti al peso di pressione che le strutture sociali hanno, quindi la struttura e con la relativa tentazione della sacralizzazione che conosce varie forme, e quindi l'idea è: sono ricco perché l'ha voluto Dio, sono libero perché, e quindi sono maschio, non sono femmina, e quindi direi una cosa di questo genere. Mentre per l'altro aspetto, cioè quello come è possibile che indicandosi come donna, sposa, non si riconosca questo, io questo lo vedo invece uno dei tratti problematici, cioè proprio quest'uso simbolico del femminile, reso evanescente, reso simbolico, applicabile a tutta la comunità, che tra l'altro ha come contrappeso di applicare il maschile a Dio. Ecco, tutto questo io credo che sia più un elemento di difficoltà, come dicevo prima, nella Chiesa Cattolica la Chiesa è donna, è un po' quel procedimento lì, è un po' trickster, diciamo, come modalità. Io credo che forse sia Letizia più indicata poi per rispondere sulla femminilizzazione della professione, quindi volutamente non l'ho detto, non entro in questo. Sulla tematica della benedizione alle coppie dello stesso sesso, direi soltanto velocemente due cose. Mi sono espressa già prima in favore, ma di contestualizzazione nella Chiesa Cattolica, che le benedizione per la Chiesa Cattolica ce ne sono di tanti tipi, quindi, e nell'uso di tutto quello scambio epistolare, diciamo, usare il termine benedizione non era un termine che alzava il livello, ma eventualmente era per distinguerlo dal matrimonio, e dipende dall'uso che è stato fatto soprattutto nella Chiesa tedesca. Ci sono anche delle esperienze in Italia, cattoliche dico, ma nella Chiesa tedesca, che in questo momento sta dimostrando una grande libertà in questo. Riguardo alla tematica biblica, magari non è il momento di parlarne adesso, però io credo che l'alterità che si mostra in Genesi sia applicabile anche a un'alterità tra due persone che sono diverse, ma sono dello stesso sesso, ma sono sempre kenegdo, una di fronte all'altra. Però non è il momento, forse.
Grazie. Non so, Dora, volevi intervenire subito? Sì, Prego. grazie, poi concludi tu, no, Letizia? Sì. Ecco, la domanda che mi era stata posta da Saverio, come mai nella Chiesa avventista, dove le donne hanno avuto un ruolo così importante alle origini, poi ha avuto questa involuzione, questa regressione? Non me lo spiego neanche io, se no con il discorso che faceva Paolo Ricca prima. C'è da gestire, c'è un potere da gestire, bene, gli uomini sono sempre pronti a gestirlo e condividerlo non è sempre così facile. Quindi bisogna che le chiese facciano una revisione storica di come si sono comportate, della responsabilità che hanno avuto nei confronti delle donne nelle chiese stesse, del ruolo che hanno permesso loro di svolgere. Tante volte era un ruolo stereotipato, sempre lo stesso, che limitava i talenti femminili. E quindi c'è tanto terreno da recuperare. Come farlo? E bisogna prima di tutto volerlo fare, poi avere una progettualità, formare i membri di chiesa, avere una linea da seguire dal punto di vista spirituale, andando a rivedere i testi originali e anche le situazioni storiche che i testi presentano. Bisogna fare delle operazioni culturali e quindi andare attraverso delle pubblicazioni, memorie storiche, archivi, corsi di formazione, revisione del linguaggio, perché anche quello ha il suo peso. E quindi rivedere la storia che hanno percorso. Nel 2015 le chiese cristiane hanno firmato un appello ecumenico alle chiese, ma non delle chiese, ma alle chiese, per la loro responsabilità contro la violenza sulle donne, perché se c'è questa disparità di genere è anche perché è stato stigmatizzato dalle chiese come se fosse qualcosa che deriva dal testo biblico. E quindi c'è molto da lavorare e dobbiamo farlo insieme, uomini e donne. E come si sono ottenuti dei risultati positivi, ecco, possono anche essercene in futuro. Grazie. Anna Paola, Sì, brevemente. allora io volevo riprendere il discorso di Paolo Ricca sulla fecondità, che nella Bibbia è quella che porta alla benedizione, no? Però la fecondità fisica, la fecondità nel senso di avere una prole. Ora, io penso, se, sono d'accordo che se la parola benedizione è legata a questo, alla prole, va bene, lasciamola lì. Però penso questo. Cioè, sono convinta di questo, che la fecondità, specialmente oggigiorno nelle nostre società occidentali, non può essere ristretta all'avere la prole, perché allora veramente ce n'è poca di fecondità. La fecondità in una relazione, in una coppia, gay o non gay, o anche eterosessuale, ma che non ha figli, oppure anche a livello di persone singole, esiste. La fecondità è amare. Questa dà la fecondità. Voglio prendere due esempi, guardate. Uno è Dietrich Bonhoeffer, di cui io sono una patita ammiratrice e anche un pochino così, lo considero un po' un maestro. E lui non ha potuto generare, perché non gliel'ha permesso oltretutto il regime nazista, ammazzandolo a 39 anni. Ma non è fecondo, non è stato fecondo. E Francesco d'Assisi, per prendere un altro personaggio, un'altra persona, non è stato fecondo. Ecco, quindi io penso che bisogna su questo discorso della fecondità allargare un pochino le maglie. Grazie. Grazie Anna Paola, anche altri interventi nella chat hanno fatto riferimento a questo tema della fecondità che appunto non può essere legato oggi alla fecondità fisica generativa di figli e figlie, ma deve riferirsi in realtà a una fecondità molto più ampia in cui appunto si è l'uno di fronte all'altro in una relazione che porta dei frutti. E in questo senso la benedizione è qualcosa che riguarda ogni essere umano
e le chiese è importante che si aprano alla presenza di persone omosessuali e di coppie omoaffettive, anche perché altrimenti qui siamo di fronte a un'altra esclusione, a un altro convitato di pietra, di nuovo quella maschilità che si vorrebbe sempre uguale a se stessa, quella femminilità che si vorrebbe stereotipata, di cui parlava poco fa Dora Bognandi, diventano dei dati naturali eterni invece di essere dei dati che sono legati alle culture, in particolare nel nostro caso alla cultura occidentale mediterranea. Volevo brevissimamente rispondere alla domanda sulla femminilizzazione delle chiese, perché è vero, lo aveva accennato anche Dora Bognandi per il percorso delle chiese avventiste. È stato percepito il pericolo che laddove le donne fossero diventate troppo importanti, troppo presenti all'interno delle chiese, della voce, della predicazione, parlare dal pulpito, eccetera, le chiese avrebbero perso visibilità, autorità sulla scena pubblica e addirittura avrebbero perso il contatto con il sacro percepito come un divino maschile. E, per fortuna di tutto questo non è avvenuto nulla. Intanto non si può parlare di una femminilizzazione delle chiese, ma semplicemente di una collaborazione di donne e uomini nei ministeri, sia quelli ordinati sia quelli a livello locale, nelle chiese evangeliche, dove anche le donne sono vescove. C'è un episcopato femminile anche nella chiesa anglicana, nella chiesa d'Inghilterra, e tutto questo non ha portato a togliere autorità alla chiesa in quanto tale, perché dipende anche dalle persone, prima di tutto, e poi perché è cambiata la percezione della presenza di donne e uomini sulla scena pubblica, e quindi oggi. Nonostante le scene del sofà a Istanbul, noi sappiamo che le donne possono ed è importante che abbiano dei ruoli di guida per portare anche uno sguardo diverso all'interno di questi ruoli, di questo modo di essere società, di questo modo di essere chiesa. Quindi non c'è stata questa regressione, questa perdita secca nelle chiese che hanno aperto all'ordinazione delle donne. Per cui oggi questo ragionamento sociologico che aveva delle basi è invece stato smentito dai fatti. Ora io vorrei concludere questa serata. Vi ringrazio veramente tutti. Avete visto che in chat è anche indicato dalla Libreria Claudiana di Firenze come e dove è possibile ordinare il libro, in cui ci sono gli interventi di Cristina Simonelli, di Paolo Ricca, di Rosanna Virgili, e sicuramente avremo altre occasioni ancora per parlare di questi temi, ma soprattutto è importante che noi nel cammino ecumenico, nel dialogo interreligioso, nell'essere chiesa, siamo consapevoli che siamo insieme, che non c'è mai una voce senza l'altra, e che dobbiamo sempre anche guardare chi stiamo escludendo, quale voce stiamo escludendo, quale presenza, quale corpo, quale dono, di quale carisma ci stiamo privando, in modo che l'essere chiesa, l'essere società, che sono molto intrecciate, possano avere tutta la ricchezza dei contributi portati dagli uni e dalle altre. Vi ringrazio e interrompiamo.